tutti, oggi restaureremo insieme la cornicetta di questo quadretto che, come vedete, ha molte lacune della pastiglia. Adesso noi le ricostruiremo, faremo il finto legno, quindi la finta radica, e riproporremo la doratura anticata. Ci occorreranno spatoline e bisturi, una pinza per eliminare i chiodi, dei pennellini sottili, dei pennelli grossi e morbidi per spolverare, la colla di coniglio, che è già in bagnomaria, il gesso di Bologna e un piattino per creare il nostro stucco, dello scotch di carta. Poi ci occorreranno anche gli strumenti per la doratura, quindi dell'oro in foglia e della missione. Cominciamo subito e cominciamo, io avevo già cominciato a dire il vero, eliminando i chiodini sul retro, questi qui, che per non perderli, come vedete, sto appiccicando man mano che li tolgo sullo scotch carta, in modo da conservarli e averli belli e pronti a fine lavoro. Li chiudo all'interno dello scotch e li conservo, non li butto, in modo che a fine lavoro potrò rialloggiare il retro del quadretto con i suoi chiodi. E allora, per mettere tutto assieme, cosa facciamo? Prendo lo scotch carta e li aggancio proprio sul retro del quadretto. Quindi tiro via l'immagine, prendo il vetro che ha in sé parti della pittura, si vede l'albero, avete visto, c'è il quadro stampato, era da tanti anni messo sempre in un modo, e quindi li metto da parte, poi pulirò il vetro naturalmente. Intanto mi dedico alla pulitura della cornice, che pulisco così molto delicatamente e molto sommariamente con un pennello morbido. È possibile che in questa fase si stacchi qualche altro pezzettino e in caso lo mettiamo da parte. Ok, con la colla di coniglio pura e un pennellino piccolo vado a ripassare su tutto quello che ho di fisso e semovente, cioè tutte le parti di stucco che sono lì lì per abbandonare la cornice, vedete, qui, in modo da fissare quello che c'è nel suo status quo. Assicurato tutto ciò che era lì lì per abbandonarci al supporto, lasciamo asciugare un attimo e nel frattempo prepariamo lo stucco di base. Allora, in questo caso, se avessi avuto un angolo intero, avrei potuto fare il calco di un angolino e riproporlo colando all'interno di esso il gesso, quindi riappiccicando le varie parti. In questo caso non posso farlo perché non ho un angolo completo, quindi verrebbe sempre un calco a metà, e non voglio sottoporre alla forza del calco questo angolo, che è il più completo, perché non vorrei che mi rimanesse in mano. Quindi andrò per ricostruzione, cioè scolpirò manualmente con l'ausilio del bisturi i quattro angoli. Creo un po' di stucco unendo del gesso di Bologna a della colla di coniglio. Trovate la preparazione dello stucco nel video apposito che vi metto, dove c'è la I di informazione in alto a sinistra, e trovate anche il video e il link nell'info box. Se non è una cornice di particolare pregio a cui non tenete particolarmente, potete usare lo stucco acrilico che vendono già bello e fatto in tutte le ferramenta. Integro le parti mancanti con del gesso. In questo momento sto solamente riempiendo le lacune, rimanendo molto bassa,
Certo, qui sono più alta del legno, ma poi andrò ad eliminare con della carta abrasiva. Ecco, tra le cose che mi servono, non vi ho detto che mi servirà della carta abrasiva e anche della gomma lacca, ma lo vedremo nella seconda parte del video. Per far reggere il vassoio della cornice, quindi per fare in modo che con l'immissione da parte mia di gesso non cada tutto, perché io sto immettendo gesso tutto in un'unica mandata, anche un po' per far prima, metto sotto un angolino di scotch a sorreggere tutto il lavoro. Col pennello do già il verso dell'andamento dello stucco, in modo che in un secondo momento avrò anche meno da lavorare, perché ci sarà già tutta la materia messa, andrò solo ad eliminare l'eccesso. Naturalmente, per fare ciò sto seguendo questo disegno. Ok, ho a posto tutta la materia in maniera anche super abbondante, faccio asciugare, dopodiché prendiamo il bisturi e sistemiamo tutte le forme. Ok, fatto asciugare il tutto, come prima cosa disegno quello che è il motivo. E ce l'ho proprio qui, quindi me lo disegno più o meno. Bene, adesso piano piano stacco tutto il mio scotch carta. Con un bisturi comincio a limare l'eccesso di stucco. Appiattisco il retro e lo rendo a vassoio e comincio a tirar fuori il primo ghirigoro.
fatti tutti e quattro gli angoli, li rifinisco da dietro, rifinisco qui la parte retrostante la cornice, sempre a bisturi. Adesso con un po' d'acqua e un po' di cotone idrofilo ripasso per pulire velocemente il tutto e asciugo subito, così fisso le polveri che sono in giro e elimino tutto quello che va eliminato. Prendiamo adesso un'acqua ossigenata 10 volumi, una pinza e un po' di cotone idrofilo. Faccio un piccolo tamponcino e vedo se riesco a togliere l'ossido il più possibile dalla componente del rame del nostro oro. Guardate, vedete come riluce? Non so se si vede in videocamera la differenza di colore, ma un po' si riesce a riprendere. Guardate questo e guardate questo che opaco ancora. Ora passo su metà. L'acqua ossigenata appunto toglie l'ossido. Preparo un piccolo quantitativo di bolo e ritingo gli angolini in modo da preparare la base pur andando poi a dorare a missione. Adesso prendo un po' di missione all'acqua istantanea, anzi ad alcol istantanea, la scuoto. È differente la missione all'acqua dalla missione ad alcol. Questa all'alcol non lascia il residuo gommoso, costa un po' di più ma è migliore. E passo la missione lì dove voglio far aderire la foglia d'oro. La lascio tirare un attimo, anche se sarebbe subito pronta da essere utilizzata, perché preferisco comunque farla in maniera conseguenziale su tutti gli angoli. Quindi la passo anche sugli altri angolini. È il momento di mettere la doratura. Comincerò dai primi angoli che ho passato a bolo. Prendo l'oro, userò dell'oro francese, non perché non voglio usare l'oro zecchino, ma perché questa è fatta con oro francese, quindi io mi devo attenere a ciò che comunque trovo. Taglio dei piccolissimi pezzettini, un pochino di crema nivea e la metto qui sul dorso della mano. Non userò la spatolina, sebbene io l'abbia qui, perché è troppo grande. Sporco un po' il pennello con la nivea. E adagio piano piano i pezzetti di oro. Torniamo a noi con un altro pennellino scrausissimo, perché se tocca la missione si rovina. Schiaccio, potete farlo anche col cotone idrofilo, anche se io quando uso la missione il cotone idrofilo tendo a non utilizzarlo, perché se trovo il buco rimane attaccato tutto il peluche. E andiamo anche dietro. Adesso con un pennello morbido pigiamo ben bene e nel frattempo spolveriamo l'eccesso di oro.
E adesso prendo un pennello ancora più morbido e più grosso e proprio vado di fino a togliere tutti i residui di oro che non devono stare lì dove sono. Prima di andare avanti sigillo tutto il lavoro fatto con un pochino di gomma lacca decerata. È una gomma lacca che non aggiunge nessun tipo di colore al mio elaborato. Vi lascio i video della preparazione, tipo dove c'è la I col pallino, perché poi dovrò patinare l'oro per farlo diventare dello stesso colore del resto della cornice. Naturalmente non posso lasciare questi angoli non ossidati e tutto il resto verdognolo. Ok, lasciamo asciugare qualche secondo e nel frattempo prepariamo le patine. Qui ci serve del terra ombra naturale, sicuramente del buon aceto, lo userò rosso perché mi serve di questo colore, e poi del verdognolo, ma intanto procediamo step by step. Terra ombra naturale e aceto. La patina all'aceto è tra le più resistenti che possano esserci in restauro. Sembra una cosa talmente sciocca, ma in realtà è molto molto potente, quindi tra l'altro dosatela anche abbastanza bene. Pigmento e aceto sono pronti, preparo anche un tampone. Ok, scarico un po' e comincio ad apporre il mio pigmento. Così, picchiettandolo. Magia! Già. Si sta mimetizzando. E poi cambio pennellino quando si è asciugato e piano piano ripasso su tutto con un punto di patina. Una volta fatta stabilizzare la doratura, ancora qui un po' bagnatina, quindi aspettiamo, riprendiamo le parti che sono saltate della parte lignea. Questa parte, per una questione di bellezza, la farò con i colori acrilici. Voi mi direte: perché per una questione di bellezza? Perché il colore acrilico si stende meglio. La farò acrilico e pigmento. Comunque vi faccio vedere. Prendo un pennellino morbido dell'acrilico terra di Siena, proprio poco, lo stempero proprio qui sul piano da lavoro, al quale aggiungo del giallo perché deve arrivare, ok, al tono, ecco qui, e passo su quello che voglio si mimetizzi. Poi prendo un po' di terra di Siena, ma la stempero sempre col giallo. Lavoro molto su asciutto. Prendo un po' di terra ombra . Spengo un po' i toni e poi prendo un po' di nero che stempero col terra ombra e vado a inserirla seguendo un po' l'andamento, tranne che qui attorno ai decori, perché lì la presenza di nero è maggiormente evidente. Penso di aver celato abbastanza le lacune.
Ultimo step, sigilliamo tutto con la gomma lacca. Una volta fatto asciugare, ripasso tutte le parti dorate con gomma lacca. Questa volta la scelgo naturale, perché quindi non decelata, questa più gialla, perché appunto approfitto del suo più giallo per dare quel senso di maggiore doratura alla parte che ho dorato ed ossidato. E voilà, abbiamo finito. Certo, molto diversa da quando abbiamo iniziato, eh? Che ne dite? Abbiamo fatto un buon lavoro. Speriamo che la mia amica sia contenta. Adesso rimetto il quadretto dentro, vi faccio la foto e noi ci vediamo al prossimo video. Lasciate un pollice in su se questo video vi è piaciuto e condividetelo. Ciao!